è una domanda che tutti prima o poi si sono posti. Il libro in digitale ucciderà le biblioteche? Il sospetto, man mano che il progresso avanzava, è apparso sempre più fondato, ma adesso in questo immaginario processo all'ebook arriva un'importante prova a discarico. Dalla partnership tra l'Università di Milano Bicocca, il Comune di Cinisello Balsamo e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nordovest nasce a Villa Forno la Biblioteca Senza Libri. Questo progetto prevede la messa in comune delle nostre risorse bibliografiche per arrivare a fornire a un'utenza più ampia un maggior numero di risorse elettroniche. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta libraria a disposizione dei cittadini di Cinisello Balsamo e da questo punto di vista, da questa collaborazione, nasce la possibilità per i nostri concittadini di avere accesso a quello che è il patrimonio digitale dell'Università Bicocca. I servizi saranno di natura diversa. Fondamentalmente noi portiamo in questa sede la conoscenza della biblioteca dell'università per fornire servizi di tipo innovativo, estendendola alla comunità degli utenti del Consorzio del Sistema Bibliotecario del Nord-Ovest, che comprendono anche quindi gli abitanti di Cinisello Balsamo. Si tratta di una delle prime esperienze sul territorio a favore di tutti dei cittadini, anche di coloro che non sono normalmente studenti. Quindi l'obiettivo che ci poniamo noi è quello di ampliare l'usufruibilità del patrimonio bibliotecario e sicuramente poi di valorizzare uno spazio come quello di Villa Forno, che è lo spazio che ospita questo polo digitale.